Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele e in questo video vorrei parlarvi della figura dell'Arcangelo Michele in una maniera personale, in una maniera originale, in base alla mia esperienza diretta con questo angelo straordinario. Per chi non lo conosce, l'Arcangelo Michele è considerato un arcangelo nella Bibbia, ossia la figura più vicina a Dio, l'angelo che mai ha tradito Dio. Il suo nome in ebraico è Michael, che risponde alla domanda: chi è come Dio? Questa domanda lui la fece direttamente a Lucifero. Lucifero è l'angelo traditore, l'angelo che si ribellò a Dio, secondo la storia, secondo la Bibbia. E personalmente posso dire che questa storia è molto reale. Per la mia esperienza personale, l'Arcangelo Michele è veramente un essere di una purezza unica, di un grande potere, di una grande forza, di un grande coraggio, che va a fermare le forze del male, ok? Personalmente, io ho 43 anni in questo momento che sto girando questo video, ma la mia esperienza diretta con l'Arcangelo Michele è iniziata più o meno all'età di 30 anni, anche se in realtà io percepivo questa presenza fin da quando ero bambina, che io pregavo tanto il Maestro Gesù e sentivo le risposte nel mio cuore, ma allo stesso tempo sentivo la protezione degli angeli e tra questi angeli c'era l'Arcangelo Michele. Ma ritorniamo all'età, a quando ho iniziato il mio risveglio spirituale, esattamente all'età di 30 anni. Questo essere meraviglioso è entrato a far parte della mia vita. Come educazione cattolico-cristiana, io conoscevo gli angeli in generale, conoscevo la figura di Gesù, di Maria, di Giuseppe e tutta la storia che viene raccontata nella religione, ma la figura di Michele non era da me conosciuta nello specifico. Ricordo che ho iniziato a diventare molto sensibile e diciamo sensitiva, ok? Iniziavo a percepire le forze intorno a me, e non sapevo riconoscerle, non sapevo come difendermi, non sapevo, quali erano le figure angeliche e quali no, e quindi entravo in confusione fino a quando nella mia vita, cioè, si presentò l'Arcangelo Michele dicendomi di proteggermi, dicendomi di proteggere questo mio dono, questa mia capacità di sentire attraverso la preghiera e dettandomi così il processo di liberazione. In realtà questa preghiera io la trovai su internet, era una preghiera più corta e l'Arcangelo Michele mi aiutò a completarla per la mia personale protezione, in quanto essendo così sensibile alle energie, venivo attaccata dalle forze. Quante persone vengono attaccate dalle forze e non sanno di che cosa si tratta? Entrano nella paura, hanno paura di essere sfortunati, capitano una serie di circostanze, di eventi, che a qualche livello li stanno bloccando, gli impediscono di realizzare i propri sogni, oppure degli eventi veramente sfortunati, degli incidenti, delle cose improvvise, molto caotiche, molto che spaventano. Ecco, per carità, ci sono delle cose che devono capitare a prescindere, ma quando una persona inizia a sentire che c'è qualcosa che non va, che non è possibile che capitino tutte queste cose negative, ecco che l'intervento dell'Arcangelo Michele può essere fondamentale nella vita di ognuno di noi per liberarci da queste forze. Queste forze possiamo noi attrarle nella nostra vita attraverso dei pensieri negativi, attraverso delle emozioni negative. Il fatto che entriamo in un circuito di negatività, essendo noi dei
catalizzatori di energia e di frequenza, non facciamo altro che portare nella nostra vita degli eventi e delle circostanze negative, e sta proprio a noi cambiare la nostra mente, i nostri pensieri, le nostre emozioni. Ma alle volte questo non è sufficiente, perché queste forze sono troppo forti, perché magari per un periodo troppo lungo di tempo siamo stati troppo negativi. Oppure può capitare che riceviamo delle energie negative da parte. Cerco di essere semplice per farvi capire il concetto, però delle energie negative possono arrivare anche dalla gelosia, dall'invidia delle persone. Qualcuno lo chiama malocchio, e non è superstizione, perché le persone gelose e invidiose esistono. Alle volte le persone purtroppo trasmettono energie negative di gelosia e di invidia, e non sono queste persone consapevoli del potere che hanno. E se noi siamo scoperti, se noi siamo persone che non preghiamo, se siamo delle persone in questo momento troppo caotiche, ecco che queste energie ci possono a qualche livello attaccare, possono entrare nel nostro campo energetico e possono capitare degli eventi negativi. In casi molto più gravi possiamo essere vittime di fatture, di messe nere, di cose più pesanti, fatte per opera di maghi, maghi neri che fanno queste cose, o semplicemente maledizioni lanciate da persone che non sono semplicemente gelose e invidiose, ma hanno un odio nei nostri confronti e ci attaccano proprio spudoratamente con le loro parole. Ripeto, tutti noi abbiamo il potere di Dio, e le nostre parole sono molto potenti, le possiamo usare nell'amore, le possiamo usare nell'ego, nella paura, nel giudizio e nelle cose negative. Quindi, se noi utilizziamo questo potere che abbiamo per danneggiare gli altri, possiamo fare del male alle altre persone. Quindi, se invece noi siamo vittime di tutto questo, magari siamo delle persone molto pure, molto genuine, magari anche un po' ingenue, generose e così via, alle volte le persone che brillano di una grande luce sono soggette a questi attacchi da parte di persone invidiose. Si chiamano attacchi psichici. Ma perché vi parlo questo? Perché a me è capitato proprio questo. E non sapevo come difendermi, e non sapevo più chi pregare. Pregavo Gesù, Maria, non sapevo più come chiamare Dio, non sapevo più chi erano gli angeli. Ero molto spaventata, perché mi capitavano una serie di cose veramente brutte, negative, e quindi ricordo che mi misi in meditazione, iniziai a pregare per 3 giorni, 3 giorni interi di meditazione, di preghiera. Mi rivolsi all'amore più puro, proprio perché non sapevo più come chiamare Dio. E l'amore puro mi ha risposto attraverso l'arcangelo Michele, parlandomi del processo di liberazione. Così io iniziai a leggere la preghiera con l'arcangelo Michele, a riscriverla, a completarla, e iniziai a sentire questo calore che ha iniziato a liberarmi, ad avvolgermi, a farmi sentire radicata, a farmi sentire centrata, a farmi sentire protetta. Ecco perché io nel 2016 ho completato, cioè poi l'ho completata nel 2019, però comunque ho riscritto il processo di liberazione. Quindi, per chi non lo conosce, potete trovarlo qui su, tra i video consigliati. È una preghiera molto potente di liberazione, che è quasi come un esorcismo, perché ci libera veramente dalle forze del male. Ecco, tornando all'arcangelo Michele, l'arcangelo Michele è conosciuto anche perché viene utilizzato negli esorcismi per liberare le persone dai demoni. La Chiesa direbbe dal demonio, da Satana, ok? Io parlo in generale dei demoni, e assolutamente questa figura è veramente la figura più potente in assoluto, insieme al Maestro Gesù e a Maria. Io nella preghiera invoco anche Gesù e Maria, ma insieme all'Arcangelo Michele queste liberazioni sono molto più potenti. Michele viene anche raffigurato come un guerriero, ok? Lui non fa la guerra,
lui parla di una giustizia divina. Io vi parlo della mia esperienza con l'Arcangelo Michele, perché molte cose che vengono dette nella religione o anche da altre figure che studiano la figura dell'Arcangelo Michele, molte cose sono reali, risuonano nel mio cuore, altre no. Ho sentito parlare dell'Arcangelo Michele come un guerriero che minacciò un vescovo per poter realizzare una chiesa, credo che fosse a Monte Sant'Angelo, invece no, l'Arcangelo Michele non fa queste cose, ve lo dico per esperienza, vi spiego in che modo l'Arcangelo Michele vi ca fa capire che una cosa è giusta. Lui mi ha invitato a fare questo video, non me l'ha imposto, è anche da tanto tempo che mi invita a parlare di lui, ma nel momento in cui io non mi sentivo pronta nel fare questo, lui non mi ha forzato, non mi ha imposto, non mi ha puntato una pistola, ma è una chiamata che arriva dal cuore, arriva dall'anima. È lo stesso discorso della linea sacra dell'Arcangelo Michele che attraversa l'Europa, ma anche altri stati. Vi sono delle chiese, dei luoghi sacri che sono stati, diciamo, realizzati in onore dell'Arcangelo Michele, vanno a creare come una linea sacra in tutto il pianeta che attraversa parte del pianeta. Voi potete andare su Google e cercare linea sacra dell'Arcangelo Michele. Vi rendete conto come questo essere sia presente non solo nella nostra religione conosciuta in Italia come la religione cristiana o anche in altre religioni, ma in tutte le religioni lui è riconosciuto come protettore, ok? È anche presente nella Bibbia, non solo nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento. Addirittura si parla di Michele nel libro di Enoch, che è un libro apocrifo che non viene riconosciuto dalla Chiesa, ma tutti parlano di questa figura come un guerriero, ma come inteso come liberatore e portatore di giustizia. Quello di cui parla l'Arcangelo Michele è lui parla della giustizia divina, una giustizia giusta, una giustizia dove tutte le anime verranno riconosciute per quello che stanno facendo, che faranno e che hanno fatto. Cioè, in realtà è importante ciò che fa, la scelta che verrà fatta adesso, e questa scelta riguarderà l'intera umanità, in particolare modo quelle anime più evolute che hanno fatto proprio la scelta di incarnarsi nel pianeta Terra per portare la luce, l'amore, la verità, la saggezza e l'integrità. Vi posso garantire che da trentenne che ero, quando ho iniziato a ricevere le informazioni e i messaggi dell'Arcangelo Michele, mi sembrava un impegno molto grande per la mia persona. Non credevo che sarei riuscita a, come dire, a rappresentare questa figura così maestosa. Essendo io così piccolina, mi sentivo piccola rispetto alla grandezza di questo angelo, va bene? E mi ha dato anche dei compiti importanti, che sono anche quelli di smuovere delle credenze sugli angeli, sugli arcangeli e così via. E vi garantisco, per me non è molto semplice riuscire ad essere integra e riuscire ad essere nel non giudizio, perché sono tante le esperienze che io ho avuto con gli angeli, con gli arcangeli, e quindi anche grande la conoscenza che mi ha donato l'Arcangelo Michele per portare questi messaggi di verità. Quindi lui intende la giustizia divina, una giustizia giusta, dove in una canalizzazione dell'Arcangelo Michele lui dice che i poveri ricchi di cuore diventeranno ricchi e i ricchi poveri di cuore perderanno tutto. E questo ha a che vedere con la caduta dell'ego, perché molte anime non ha a che vedere con la ricchezza materiale in sé, però la ricchezza può essere materiale e anche spirituale, quindi la conoscenza, la saggezza, coloro che
porteranno ricchezza alle altre persone, coloro che opereranno nella luce e nell'amore, aiuteranno l'umanità, porteranno un contributo, un esempio di amore sulla terra, diventeranno ricchi in tutti i livelli, riceveranno abbondanza infinita. E coloro che invece magari hanno tutti i beni materiali possibili, ma sono egoisti, pensano solo al loro piccolo territorio, pensano solo a prosperare economicamente e non hanno apertura di cuore, ecco, questi perderanno tutto. In che modo io non lo so. Questo è un messaggio che io ho ricevuto dall'Arcangelo Michele per portare una giustizia giusta. E noi stiamo vedendo come le persone egoiche, che governano, molte di queste governano la terra, hanno il potere sulla terra. Pensano a cose futili e non pensano a proteggere il pianeta, a proteggere gli animali, a proteggere i poveri, a proteggere, ad aiutare a prosperare i tanti, perché tutti in questo nuovo paradigma d'amore di cui parla l'Arcangelo Michele, tutti prospereranno, tutti avranno tutto. Per quale motivo ci devono essere l'1% della popolazione mondiale che detiene il potere sul pianeta? È una cosa ingiusta, è come una piramide, poche persone che governano il tutto. E questo cadrà, sarà come una piramide rovesciata, alcuni dicono questo, in realtà sarà una rinascita, perché comunque anche questi pochi potranno eventualmente redimersi per elevarsi in un livello superiore di luce, di amore, di pace, di guarigione, di bellezza, di abbondanza, di condivisione con le altre anime, ok? Quindi questo maestro, io lo considero come un maestro, lui mi ha dettato queste meravigliose parole, mi ha parlato di un nuovo paradigma d'amore che io chiamo nuova terra, un nuovo livello dove tutti potremo vivere in pace, in amore, in armonia, e questo è il sogno della mia anima. Mi sono sempre dentro di me, ho sempre creduto in questo. Io so so dentro di aver avuto esperienze di vita. Per chi non comprende, però, di vita precedenti, dove ho lottato per questo. In questa vita non posso definirmi una guerriera perché sono una ragazza semplice, sono molto sensibile alle forze e ringrazio Dio che c'è l'Arcangelo Michele a proteggermi, a guidarmi, a custodirmi, però ho un potere che è quello di poter parlare, ho il potere di comunicare quello che l'Arcangelo Michele ha in serbo per noi, se noi gli doniamo la nostra fiducia. Una persona può semplicemente provare a rivolgersi a lui, pregare, chiedergli il suo aiuto e riceverà l'aiuto dell'Arcangelo Michele. È molto importante però capire che Michele non scende a compromessi, Michele non scende nel livello dell'ego, Michele non ci aiuterà per scopi puramente egoici, Michele ci aiuta nel nostro livello di ascensione e di evoluzione. Ci può aiutare anche per questioni materiali, per questioni non solo spirituali, ma anche economiche. Se abbiamo bisogno di trovare un lavoro migliore, se abbiamo bisogno di perfezionarci, di migliorarci, lui sarà ben felice di aiutarci in questo. Vorrei anche precisare che l'Arcangelo Michele è anche un grandissimo guaritore e se ne parla anche nei testi sacri di questo. Personalmente io lavoro con la nuova energia di guarigione e mi rivolgo direttamente alla sorgente d'amore che è padre e madre, che è Dio, e anche all'Arcangelo Michele. E questo lavoro di guarigione con la nuova energia è un lavoro molto più fluido, molto più potente e soprattutto protetto. Naturalmente, nel lavoro di guarigione energetica, le persone ricevono la guarigione più giusta per loro, per il loro massimo bene. Non sono io a stabilirlo, io sono semplicemente un'intermediaria. Quindi io, come operatrice olistica, così mi definisco,
Aiuto le persone con l'aiuto dell'arcangelo Michele. Utilizzo, è giusto che lo dica per farvi capire come l'arcangelo Michele può interagire nella nostra vita. Io lavoro con l'arcangelo Michele a stretto contatto da tanti anni ormai e lavoro con una tecnica che si chiama Logos Healing, che si avvale del potere della parola per liberare le persone. Perché liberare uguale guarire. Quando noi ci liberiamo da blocchi emozionali, spirituali, dalle paure, ecco che noi evolviamo in un nuovo livello, ecco che noi guariamo anche da problemi fisici, mentali, emozionali e spirituali. E in questo c'è l'aiuto dell'Arcangelo Michele, di Gesù e di Maria. E quindi assolutamente lui ci aiuta per scopi di legati alla luce e all'amore, ripeto, e non per scopi egoici. Cosa vuol dire scopi egoici? Significa che Michele non mi aiuterà mai per fare del male ad altre persone, non mi aiuterà mai per vincere io e far perdere un'altra persona, non mi aiuterà mai per proteggere qualcosa di losco, non mi aiuterà mai per proteggere un furto, un omicidio, cioè non sto tenendo l'idea. L'arcangelo Michele è un essere di luce grandissima che mette luce dove c'è ombra. Quindi molto probabilmente lavorare a stretto contatto con l'arcangelo Michele porterà alla luce non solo la nostra ombra, ossia l'ego, ossia quella parte che non ci piace guardare di noi stessi, ma che viene fuori per essere guarita, per essere trasformata, per essere armonizzata e quindi per trasformare il piombo in oro e quindi per guarire, per evolvere, ma non solo, ci aiuta anche a riconoscere l'ego altrui, quindi anche laddove le persone non sono giuste per noi, dove un percorso non è giusto per noi, dove un lavoro non è giusto per noi, una casa può essere non adatta alla nostra energia. Quindi veramente l'Arcangelo Michele è a servizio dell'amore e della luce ed è ben felice di aiutare ogni singola anima che si rivolge a lui con intenzione pura d'amore. Diciamo che l'invito dell'Arcangelo Michele per le anime in cammino spirituale, ma comunque per tutte le anime che mi stanno ascoltando, è quello di lavorare sull'ego, di trascendere l'ego, di uscire dal giudizio, del giudizio di noi stessi, delle altre persone, il giudizio brutto sugli altri, no? Il giudizio pesante, la cattiveria, la gelosia, l'invidia, la competizione. Queste non sono energie di amore, queste sono energie che favoriscono le forze dell'ego che io nel processo di liberazione ho chiamato puntino. Queste sono forze a cui si agganciano i cosiddetti le energie negative e in maniera più pesante i cosiddetti demoni. Ok? Quindi ricordiamoci che se noi privilegiamo ego, noi non siamo guidati dalle forze della luce e dell'amore, ma dalle cosiddette forze negative. E se fai 2 più 2, sappiamo che gli angeli sono una cosa e i demoni e i parassiti sono un'altra cosa. E quindi sta a noi, quindi vuol dire che noi dentro di noi abbiamo anche una parte oscura. In realtà il nostro lato oscuro è l'ego, è una costruzione di noi che non è reale, che non siamo noi veramente, in quanto noi siamo anime di Dio, anime divine, scese sulla terra per ricordarci chi noi siamo veramente e per essere esempio d'amore in terra. Questo dovrebbe essere lo scopo di ogni singola anima sul pianeta Terra. Ci sono anime ancora dormienti che non comprendono questo, anime che si stanno risvegliando alla luce e all'amore e anime che si trovano in una fase intermedia, ossia non sanno che scelta fare. Non sanno se, cioè, o meglio, da una parte vogliono l'amore, dall'altra non sono pronte a trascendere l'ego. E l'invito dell'Arcangelo Michele è quello per queste anime di fare una scelta, ossia, se la vostra è la scelta della luce e dell'amore, chiedere aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, e piano piano, step by step, riusciremo a trascendere l'ego, a trascendere l'oscurità, va bene? E poi ricordiamoci che l'ego è una costruzione
che c'è stata anche un po' imposta per sistemi di credenze, per quello che noi crediamo di essere, perché ci è stato insegnato a scuola o dai nostri genitori o dai nostri antenati, per quello che noi crediamo di noi stessi. Michele insegna delle cose molto grandi che io non avrei mai potuto inventarmi. Michele parla di ego superiore e di ego inferior. L'ego superiore è quando una persona crede di essere Dio al di sopra degli altri, però, e quindi una persona che ha un grande successo e che magari considera gli altri persone che non hanno valore. Un ego superior potrebbe essere un milanese che prende in giro il calabrese o il sardo. Scusate, un esempio, però sappiamo che in Italia e nel mondo ci sono queste differenze anche razziali o differenze culturali che vanno a sminuire gli altri. Quindi io, siccome sono nata a Milano, io sono milanese e sono meglio di te, che sei del sud, ma è un esempio, oppure una persona colta che sminuisce la persona che non ha studiato, che non è abbastanza acculturata, oppure una persona magra che critica una persona robusta, oppure il bianco che prende in giro il nero che prende in giro il bianco. Ecco, cioè queste sono cose veramente, oppure il razzismo nei confronti degli omosessuali, cioè sono veramente tanti contesti di giudizio e di ego superior. Io, oppure una persona ricca che sminuisce le persone povere, o che non si preoccupa degli altri, non fa niente per aiutare gli altri, anche quello è ego superior. O anche spiritualmente ci possono essere degli operatori di luce, così si chiamano le figure di coloro che stanno portando esempio di luce e di amore in terra, che hanno compreso l'importanza della scelta, dell'allineamento all'amore, e che magari stanno ancora percorrendo un certo percorso di riallineamento spirituale. Ecco, l'ego superiore potrebbe essere: io sono più evoluto di te, o sono più evoluta di te. Ecco, cioè ci sono delle competizioni che non devono esistere, ok? Bisogna uscire quindi dal giudizio, dalla competizione, dal prendere in giro, dal sentirsi al di sopra degli altri. Una forma di ego inferior, molti operatori di luce, anziché avere l'ego superior che hanno trasceso già da vite precedenti, molto probabilmente, hanno il cosiddetto ego inferior. Ah, non sono all'altezza, non sono abbastanza brava, non mi so esprimere abbastanza bene, non so come fare per aiutare gli altri, non potrò mai farlo, figurati se mi ascoltano. Oppure ego inferior legato anche alle paure dei cosiddetti operatori di luce, ad esempio la paura di morire, la paura di essere perseguitati, la paura di essere giudicati. Ne parlerò in un altro video di questo, però voglio dire, l'ego inferiore quando noi ci parliamo male. Per te che mi stai ascoltando, se non sai cosa sia un operatore di luce, vai a guardare i video precedenti, li trovi anche nelle mie playlist sul mio canale connessioneangeliche.com. È semplicemente un'anima che ha scelto di operare nella luce e nell'amore. E magari tu dici: ma io non so cosa sia, però io sento di essere questa cosa, io sento di appartenere a questa categoria. Ebbene, è molto importante uscire anche dall'ego inferior, cara anima infinita. Per te che magari non ti interessa il concetto di operatori di luce, però stai capendo che questo discorso è importante, ecco, uscire dall'ego inferiore ti consentirà di avere più autostima. Quindi avere autostima non vuol dire essere al di sopra degli altri o meglio degli altri, vuol dire amare noi stessi, quindi il concetto di amore per noi stessi. E questa è una delle lezioni più importanti che questo essere meraviglioso che l'Arcangelo Michele mi ha insegnato e mi sta insegnando e mi sta aiutando a portare questo messaggio alle altre persone. Quindi vedete, la figura di guerriero ci sta, però sapete che c'è l'Arcangelo Michele. Quando io ho chiesto: ma tu uccidi Satana, uccidi il diavolo, per come lo chiamiamo noi, inteso come figura più espansa del male, e lui invece
mi ha fatto capire attraverso una visione che quando tu invochi l'arcangelo Michele e gli dici esplicitamente di liberarti dai voti, dagli accordi, dai patti, da tutte queste cose, e c'è il processo di liberazione, ripeto, lo trovate nelle preghiere che ho messo gratuitamente nel mio sito di connessioni angeliche, lui semplicemente con la sua presenza scaccia via l'oscurità, basta la sua presenza e il male non può attaccarti. Prima di chiudere in questo video, rimanete in attenzione, mi raccomando, vorrei spiegarvi quando Michele non interviene nonostante facciate le preghiere. Allora, siete consapevoli che allora, da una parte volete proteggervi e liberarvi, dall'altra parte state facendo del male. Lui non vi aiuterà in questo senso perché lui opera solo con intenzioni pure d'amore, ok? Potrebbe succedere che state invocando altri esseri che non sono compatibili con Michele, ossia mo, voi magari credete si tratti di figure angeliche. Ma dentro di voi sapete comunque che c'è qualcosa che stona, smettete di invocare quelle forze e rivolgetevi a Michele. Ne ho già parlato in altri video, ne parlerò in un altro video di questo. Quindi, se volete liberarvi con l'arcangelo Michele, cercate di aprire il vostro cuore a questo essere meraviglioso, dategli una possibilità e lui vi aiuterà. Ma se voi state invocando il dio mandarino piuttosto che la dea bla bla bla, che io non so nemmeno chi sia, può darsi che queste figure non siano nell'integrità, nella saggezza, nell'amore e nella linea dell'arcangelo Michele. Pensate che io lavoravo con 15 arcangeli, ma perché avevo imparato questo da una maestra, perché il mio cuore era, io ero convinta che fossero tutti angeli di amore, io credevo in questo, l'ho fatto con amore, ma ho sbagliato e Michele non poteva completamente proteggermi e piano piano mi ha aiutato a capire che dovevo scremare un attimino e lui mi disse: affidati solo a me e io ti mostrerò la via maestra della amore. Se volete maggiori informazioni sull'arcangelo Michele, questa naturalmente è la mia esperienza personale, io sono ben felice di accogliervi nei miei seminari di connessioni angeliche, oppure potete guardare gratuitamente tutti i video e potete diciamo ascoltare e fare tutte le preghiere che ho messo a disposizione gratuita per tutti voi con tanto amore. Io vi saluto, vi abbraccio, un salutone, a presto, ciao ciao!